Sopralluogo al cantiere di lavori dell'ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo, l'assessore comunale Vito Billardello in rappresentanza del sindaco Cristaldi e dell'amministrazione comunale. Un sopralluogo in questo cantiere dove i lavori procedono speditamente. Sì. Tutto procede bene, come abbiamo avuto modo di dichiarare come amministrazione comunale nel corso del tempo, Mazara avrà un grande ospedale, si sta rispettando la tempistica, sarà un ospedale d'eccellenza, sarà sicuramente un punto di riferimento per la provincia di Trapani e anche per la Sicilia occidentale e soprattutto il percorso che sta portando al completamento dei lavori procede per il verso giusto. Come ha dichiarato il manager De Nicola, sicuramente questa nuova struttura avrà la possibilità di conservare tutti i reparti che erano preesistenti prima dell'inizio dei lavori, anche con l'aggiunta di altre nuove modalità e altre discipline che potranno sicuramente migliorare la nostra struttura. In particolare mi riferisco al bunker per la radioterapia che nascerà nell'ospedale di Mazara del Vallo e che sicuramente è un aspetto importantissimo, soprattutto per evitare molti disagi alla popolazione che in questi anni si è sempre spostata in altre zone della Sicilia per poter adempiere a questo obbligo e soprattutto tutto sarà anche un punto di riferimento per tutta la Sicilia e soprattutto per la provincia di Trapani. Presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano, unitamente ai capigruppo consiliari e alla commissione consiliare sanità, un'impressione da questo sopralluogo, Presidente? Una bellissima impressione, perché effettivamente abbiamo visto con i nostri occhi tutto il lavoro che stanno portando avanti qua gli operai della ditta. Io volevo ringraziare il direttore De Nicola insieme al direttore Siracusa che oggi mi hanno permesso a me come Presidente del Consiglio e i miei capigruppo e la Commissione Sanità di vedere appunto tutto il lavoro che stanno portando avanti. Sono contento perché Mazara finalmente a breve avrà un ospedale di eccellenza come fin dall'inizio si era detto. Dottore Siracusa, direttore sanitario dell'ASP, una sinergia quella tra l'assessorato regionale alla salute, l'azienda sanitaria provinciale e la città di Mazara del Vallo, una sinergia che sta producendo gli effetti sperati. Credo che ormai sia sotto gli occhi di tutti, è una realtà, non è più un'utopia come si pensava anni e anni fa. Stiamo lavorando tantissimo, l'amministrazione è stata sempre presente in qualsiasi istante, anche attraverso delle ispezioni sui lavori, siamo stati sempre presenti nel controllo e vigilare che tutto andasse come avevamo già stabilito in precedenza. E poi scusate, uno come me che ha vissuto a Mazara tanti anni, è un orgoglio oggi essere qua e vedere questa struttura che cresce.